Nella splendida cornice della caffetteria Bramante di Manfredonia, qui in pieno centro, con alle spalle la splendida cornice del castello Svevo Angioise Aragonese, sono in compagnia di Davide Ciuffreda. Ciao ragazzi. Ciao Davide, al nostro secondo appuntamento. Eh sì, perché l'anno scorso l'ho intervistato. Davide, nella vita di tutti i giorni, è un professionista della riabilitazione. Però ha un hobby molto molto particolare, è uno scalatore. Uno scalatore non di alberi, ragazzi, uno scalatore di vette. E quest'anno ne ha scalate diverse. Adesso ne parleremo con lui direttamente. Allora, ciao Davide. Ciao, ciao, ciao a tutti, bentornati. Dunque, l'anno scorso purtroppo non sono riuscito nella mia impresa per quanto riguarda il Cervino, ma quest'anno invece mi sono preparato, sono allenato parecchio e ho deciso di affrontare quindi queste tre vette, ovvero il Monte Rosa con sette vette, il Monte Bianco dal Gonella, quindi che è la via italiana la più difficile, ed infine il Cervino. Quindi sono riuscito pienamente in questa impresa. In una stagione sono veramente felicissimo, sono contentissimo e quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questa impresa, sia le guide che un amico, e soprattutto ringrazio anche la SIM di Manfredonia e l'impresa Edilmastro con mio cugino che lo abbraccio. Benissimo, adesso torniamo a noi però. Hai quasi concluso la tua intervista, ormai hai parlato di quelle che sono state le tue imprese. Ora farei un passo indietro. Come nasce questa tua passione per scalare insomma, le vette in questo caso, per l'alpinismo? Sì, beh, tutto è nato con il trekking, quindi mi sono avvicinato alla montagna, dopodiché ho iniziato ad andare in quota pian piano, ho iniziato anche ad arrampicare, quindi in palestra con l'arrampicata sportiva e di là quindi poi mi sono avvicinato sia alle Alpi che al Nepal dove sono Poi stato. parleremo del Nepal. Sì. Ecco, tu adesso fossilizziamo la nostra attenzione alle scalate delle vette delle Alpi italiane ed Sì. europee, sostanzialmente. Sette, diciamo, sono le montagne più alte localizzate nelle Alpi. Ecco, di queste sette tu hai scalato quest'anno il Cervino. Insomma, concentriamoci un attimo sul Cervino. 4.478 Esatto, metri di altezza, esatto. una montagna molto particolare, Sì. a forma piramidale, Sì. sembra un po' il K2 per certi versi. Sì. Esatto, ha una sembianza del Sì. Sì. K2. Ecco, raccontaci di questa scalata, come l'hai preparata, Sì. Sì. come l'hai scalata, prima di giungere in vetta, ovviamente. Facci vivere questa Sì. emozione. Dunque, prima di raggiungere il Cervino, la settimana precedente avevo fatto il Monte Bianco, per cui ero veramente stremato, ero spossato, ero stanchissimo, anche perché il Monte Bianco dalla Gonella è veramente, veramente faticoso. Quindi dovevo assolutamente ricaricarmi. E quindi sono rientrato a Manfredonia, ho aspettato qualche settimana e poi sono ripartito. Per quanto riguarda il Cervino, l'ho dovuto fare in giornata, quindi di solito si fa in 2 giorni, l'ho dovuto fare in giornata perché il carrello, il rifugio a 3.800 metri è chiuso per ristrutturazione e quindi è stata ancora più dura. E a differenza del Bianco, il Cervino è più tecnico, quindi si arrampica, ci sono dei punti molto molto esposti e quindi oltre diciamo alla resistenza psicofisica ci vuole anche un po' di tecnica. Questa sì è una cosa molto importante. Le condizioni meteorologiche che hai trovato? Sul Monte Bianco pessime, verso la fine c'era un ventaccio che mi spostava, quindi con le picozze siamo riusciti a raggiungere la vetta e sinceramente ho avuto anche un po' di paura e poi alla fine diciamo ne siamo usciti fuori. Per quanto riguarda il Cervino, invece, sono stato fortunato perché il tempo mi ha accompagnato, è stato bellissimo. Ecco, ma per arrivare a queste imprese, immagino che tu abbia curato, in qualche modo intensificato la tua prestanza atletica, avrai fatto palestra, altro, avrai curato l'alimentazione, cioè non a caso poi si giunge sulle Certo. vette, c'è tanta preparazione Dunque, mentale, ma soprattutto fisica. sì, la cosa importante è correre, ma correre non in piano, fare dei dislivelli, quindi questo è molto importante. Dislivelli intendo di 1000-1500 metri. Qui nei dintorni una tecnica potrebbe essere da macchia, quindi andare a monte,
farlo magari 2 o 3 volte e vedere con i tempi come va. E poi altra cosa importante è andare prima, quindi recarsi prima per fare sul posto per fare acclimatamento. Quindi se so che devo fare il bianco a settembre, quindi vado un mese prima, un paio di settimane prima e quindi inizio a fare acclimatamento. Questo è fondamentale. Come si respira a quelle quote? Beh, sul Cervino non ho avuto problemi, sul bianco invece dopo i 4.500, i 4.600 ho iniziato ad essere veramente affaticato, ad essere alquanto obnubilato, come si suol dire. Certo, nel gergo vostro. Quindi mi sentivo leggermente ubriaco, però sono andato bene, ero comunque cosciente sino alla fine. Quindi pericolo valanghe o seracchi, come accade nelle montagne del Nepal? Beh, no, probabilmente quando siamo scesi, perché noi qui siamo scesi dal versante francese per quanto riguarda il Monte Bianco, c'era qualcosina, però tutto sotto controllo. È vero che a seguito del caldo sta diventando sempre più pericoloso e quindi bisogna essere veramente prudenti, bisogna essere attenti e bisogna evitare se c'è cattivo tempo o comunque se annunciano appunto nevicate e quant'altro, bisogna evitare. Quando si tenta una scalata, quando si tenta di raggiungere la vetta, si parte quasi sempre da un campo base. Per raggiungere in vetta, in questo caso sul Monte Bianco o il Cervino, quante ore avete impiegato? Dunque, per quanto riguarda il Bianco, si parte da Courmayeur, sono 1400 metri, si arriva al Gonella, al rifugio, sono 3000 metri, quindi c'è già un bel dislivello. Se cammini bene sono 5-6 ore di quota, dopodiché arrivi nel pomeriggio, dopodiché a mezzanotte c'è la sveglia e si parte, quindi si fa la notturna, sino ad arrivare in cima sono altre 10-11 ore per arrivare in cima. Il problema è poi tornare, perché sono altre 12-13 ore per ritornare. Quindi si torna al buio o con la luce? No, poi si torna con la luce. Si parte al buio di notte e si torna con la luce. Così come quando si va sull'Everest, generalmente. Esatto, è la stessa cosa. Si è alquanto distrutti. Ecco, quando poi capitano quelle tormenti di vento che vanno a 40-50 nodi, diventa problematico, Diventa problematico. Ecco, come ci si difende? Con i ramponi, con la tecnica di cramponage e con le picozze, quindi con le varie strategie, le varie tecniche. Ecco, ma quando sei giunto in vetta, hai fatto ovviamente un selfie, qualcosa, hai chiamato qualcuno o si è proprio fuori dal mondo con i telefoni? No, quando ho raggiunto il Bianco avevo una voglia di andare via pazzesca perché faceva freddissimo, non sentivo più le dita dei piedi. Un pericolo assidramento. Esatto, quindi avevo voglia di andare via. Ho fatto un video velocissimo, sono rimasto 3 minuti e mezzo. Sul Cervino invece no, sono rimasto un po' di più, mi sono anche legato alla croce del Cervino, quindi me la sono goduta di più. Ecco, invece adesso spostiamoci in Asia, no? Sì. Spostiamoci in Asia, nei massicci del Nepal, della Cina e dell'India anche, no? Sì. Perché è una catena montuosa tutta quanta collegata, dove spiccano le vette più belle, più importanti e più alte del mondo, no? C'è un circuito, insomma, che tutti quanti tentano di fare, ma è difficilissimo. Certo. Ecco, tu sei stato sull'Annapurna fino a 4.500 metri d'altezza. Sì, io ho fatto il campo base. Ah, il campo base. Ecco, non sei giunto in vetta perché è un'impresa. L'Annapurna forse è una delle montagne, probabilmente la montagna più difficile con il K2 da scalare. Sono pochi quelli che riescono a farlo e soprattutto c'è un tasso di mortalità molto elevato. Certo. Esatto. Allora, raccontaci invece dell'Annapurna, perché io poi mi sono visto dei video, mi sono visto sull'Annapurna, sì, no? Il campo base sia dell'Everest che dell'Annapurna sono bellissimi, però è più un trekking, quindi non c'è proprio da arrampicare. Esatto, si cammina. Sì. Quello che vorrei fare, se c'è qualcuno che magari mi sponsorizza, è provare a fare un 6.000 o un 7.000, ecco. Quindi potrebbe essere un Islam Peak che è un 6.000 e qualcosa. Quindi per iniziare a respirare un'aria diversa. Ma i costi sono ovviamente esorbitanti, perché ho fatto anche una specie di, sì, di controllo, sì, ho verificato addirittura si potrebbero spendere anche 100-150 mila euro, sì, per salire su queste vette, sì, no? Adesso gli Shepherds fanno pagare a peso, sì, d'oro, ma anche, diciamo, gli stati che ospitano, quindi il Nepal, pretendono da chi voglia scalare queste vette delle grosse, diciamo, somme, sì, di denaro. Sì, è vero, sono aumentati i prezzi, anche le assicurazioni.
Per quanto riguarda i permessi, si parte dai 15-20 mila euro, poi c'è da considerare l'abbigliamento tecnico, c'è da considerare, ci sono le guide, ci sono, c'è l'equipe sanitaria, quindi è abbastanza ardua la cosa. Ecco, ma quando sei stato sull'Annapurna, diciamo al campo base, hai guardato verso la vetta, che emozione hai provato? Beh, lì è una Cosa si continua. vede? Cioè, cosa... Io l'ho visto nei video, Sì, ovviamente. sono continue emozioni perché è tutto selvaggio. A differenza del Giappone dove sono stato, Sul Fukushima sei salito, no? sì, sul Monte Fuji, sì, Ah, scusami, sul Monte esatto, Fuji, sul Monte sì, Fuji. anche quello è un trekking. Però il Giappone è bellissimo, ma è diverso. Il Nepal è più selvaggio, quindi sono emozioni continue, sono vibrazioni importanti, quindi mi è piaciuto tanto, sì. Quindi insomma, per concludere, il tuo sogno adesso è scalare le vette dell'Asia. Beh, si Oramai dovrebbe quelle italiane più o meno iniziare, le hai fatte, sì, no? è rimasto qualcosina sul versante come la Grigl du Diable, Grand Jurasse, che sono un po' più selvagge, sempre sulle Alpi, che sono un TD3 difficili, quindi sono parecchio difficili, però sarebbe bello se qualcuno mi sponsorizzasse verso i 6.000, i 7.000 e quindi mi aiutasse in altre imprese. Benissimo, io ti faccio un grosso in bocca al lupo e spero che Ok, qualcuno accolga questo tuo appello. ok. Sponsorizziamo Davide Giuffreda, Sipontino Doc, e quindi grande scalatore, ne ha scalate di vette delle Alpi italiane. Adesso è il caso che si trasferisca in Asia e quindi scali le vette più belle e più importanti del mondo. Aiutiamo Davide Giuffreda. Grazie Ok, Davide. ciao, grazie, ciao ciao.